Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Dangerous. Io, come al solito, prima di iniziare il video vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un like per aiutarmi a crescere. Oggi vedremo la nuova missione di Prapor. Tale missione si chiama, se non sbaglio, è Shootout Picnic. Ok, esatto, me l'ero dimenticato. E si tratta di uccidere 15 Scavs su Woods. Woods è una mappa abbastanza ostica perché favorisce ovviamente uno stile di gioco molto tattico, dedicato soprattutto ai cecchini e a coloro che hanno tanta pazienza, si appostano, controllano. In più, la mappa è diventata difficile da quando è stato inserito il nuovo boss, tale Sturman, che conta due guardie di corpo davvero violente, e le tattiche di assalto di Sturman sono piuttosto aggressive, poiché lui si nasconderà nei cespugli utilizzando un SVD e sarà davvero, davvero preciso. Ovviamente è da considerare sempre la presenza di tanti player, quindi quello che dovremmo fare quindi sarà dover uccidere 15 Scavs of Woods, e lo faremo con delle armi che possiamo anche trovare addosso agli stessi Scavs, delle armi che comunque sono molto efficaci. Per questa situazione ho portato come appunto un Mosin Infantry e un Hunter, che sono armi che possiamo trovare abbastanza spesso e sono estremamente efficienti. Quindi andiamo a vedere dove trovare Scav su Woods e come eseguire questa missione. Ok, siamo spawnati dalla parte che molti di noi chiamano la casa degli Scav, che è una zona comunque con tanti spawn e quindi può esserci davvero utile. Questa è un'area di spawn davvero interessante, ma bisogna anche fare attenzione perché su Woods gli Scav sono terribili. Se dobbiamo andare a caccia di Scavs, per l'appunto, le aree di interesse saranno rappresentate dalla casa, come detto poco fa, il checkpoint e il passaggio fino alla casetta. Qua c'è una sorta di ronda che ci può interessare. Aiuto! Ok. Questa zona, questa casetta, è utile anche per del loot, però qui è dove girano spesso degli scav, quindi fate attenzione. Il setup che sto usando, quindi composto da un Mosin in questa condizione e il Vep Hunter in questa condizione, è perché spesso potremmo trovarli proprio così, quindi senza mirino o con il mirino. Quindi non sto usando delle armi super full girate per il semplice fatto che non si trovano, passatemi il termine, in natura, ma cerchiamo di usare quello che ci dà il mondo di Tarkov dalla base. Come vedete, il checkpoint è molto popolato, quindi usatelo a vostro vantaggio. Un consiglio che vi posso dare su alcune meccaniche di gioco che sono nascoste ma che vengono comprese una volta iniziato a giocare è che ogni volta che uccideremo uno scav, spawneranno degli scav a supporto di esso. Quindi se uccidete uno scav in una zona, poco dopo spawneranno degli scav che vanno a vedere che cosa è successo. Questo potete usarlo come metro di giudizio in base anche alle azioni che dovete compiere, in base al pericolo che state affrontando. Quindi ponete sempre attenzione. Uno scav morto di norma spawna due scav su di esso. Non succede sempre, ma succede all'inizio dei raid. Ora, ho intravisto uno scav lì in fondo. Ah, fanculo la mia mira. Certo che se avrete un'ottica sulla distanza sarà sicuramente più facile, ma non sottovalutate mai gli scav. Gli scav purtroppo sono tarati in un modo abbastanza particolare, per cui posso uccidervi sulla distanza tranquillamente con un fucile a pompa. Ora vediamo di dirigerci nella zona più calda in assoluto, cioè quella delle segherie. Ovviamente quella sarà una zona estrema, perché presenterà la possibilità di incontrare player, scav, lo scav boss con le sue guardie. Ho sentito qualcuno parlare in quest'area. Assisti, importi!
Ovviamente questa missione si potrà affrontare comunque in dei modi differenti, differenti approcci, e anche più volte, cioè non dovrete uccidere 15 scav solo in un raid. Potrete andare, ucciderne uno, uscire, uccidere un altro, uscire e così via. Non è necessaria la sopravvivenza a questo raid. Ma dov'è da vuota? No! Meno male che aveva solo una pistolina. Le frasi degli scav sono le cose più belle al mondo. Comunque, superata l'area della... Aspetta. Buonosuka! Alleluia! Superata l'area delle segherie, quello che volevo dirvi, potrete trovare altri scav all'interno della zona boscosa. Quindi li troverete qua davanti a pattugliare questa roccia qui. Quindi troverete a partire da quest'area fino al lato opposto uno scav cecchino che si troverà sopra queste rocce. E credo che saranno già abbastanza per voi. Come fai ad essere ancora vivo? Proseguendo in questa direzione troveremo una buona zona di spawn degli scav. Questo perché questa zona è caratterizzata sia dall'uscita attraverso il primo bunker che dalla cosiddetta uscita titolata, se non sbaglio, Ruath Gate. Scimicchiapco! Just stay focused, guys. Die, scav. Usciti dal raid potremo controllare quanti scav abbiamo ucciso, ma questo sarà possibile anche farlo in raid consultando le task proprio inerenti alla missione di Prapor. Quindi in questo caso noi abbiamo fatto fuori 17 scav e la missione è decisamente più che compiuta. Non ci resterà altro che andare appunto da Prapor, task, selezionare in questo caso Shootout Picnic e cliccare su completa. Bene, anche questa guida per oggi è finita. Come al solito vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare un like a questo video. Se volete ovviamente fare delle domande, commentate qua sotto. Se volete supportarmi direttamente potete condividere il video con i vostri amici o utilizzare il link qui in descrizione per comunque supportarmi attraverso Patreon, utilizzare il link per acquisto di giochi a prezzi scontati. Io come al solito vi ringrazio del vostro tempo e noi ci vediamo sul campo.